regina, dai, torna, non mi puoi abbandonare sul più bello. Lo so, mi sono comportato male, cosa devo fare? Dai, hai ragione tu, perdonami. Tu lo sapevi, hai guidato come un pazzo e lo sai che non mi piace. Ti avevo detto che giocare troppo a Grid 2 ti avrebbe fatto male, ma tu non mi hai ascoltata e adesso te la cavi da solo, affari tuoi. I trofei sbloccabili per PlayStation 3 sono ben 51 e senza il mio aiuto non ce la fai, ne sono sicura. Dai Giorgina, torna, ti prego, perdonami, ho sbagliato, cosa devo fare? Va bene, ma guarda che torno solo per i nostri amici. Però Giorgia, sai cosa? Tu un po' ti contraddici, perché prima mi dici conquista il platino e poi mi dici vai piano, cioè un controsenso. Ma ero preoccupata. Ma quale preoccupata? Sei davanti a una console, hai il joypad in mano, è un racing game, tutti tranquilli. Ok, ho capito, lo so, però vediamo un po' come se la cavano i nostri amici da casa. Brava. Anche grazie ai nostri consigli, eh? Ottimo, sei tornata in pista. Seguito di Race Driver, Grid 2 vede nuovamente Codemasters all'opera con l'ibrido arcade e simulazione. Questa volta il dev team si supera, approntando un modello di guida differente per ciascuna vettura ed eliminando la possibilità di gestire gli aiuti alla guida a favore di un approccio che assesti automaticamente la difficoltà. A supporto una struttura ludica molto articolata, con un intero campionato del mondo a cui partecipare. Uno degli achievement più semplici di Grid 2 è Eat It. Dopo la seconda stagione della VSR, una volta giunti in Asia, dovrete affrontare delle gare testa a testa chiamate Taj. Per ottenere l'obiettivo, dovrete vincere un round sfruttando la regola dei 5 secondi. Con 5 secondi di margine, sarà dichiarata vittoria automatica. Per ottenere l'obiettivo Taj Fast e Taj Furious, bisogna vincere entrambi i round di Taj, sfruttando la regola del 5 secondi, ovvero staccando di 5 secondi l'avversario prima del traguardo. La prima possibilità a Taj arriverà raggiungendo la fase 3 delle VSR, Asia Club.